Campo principale di questa puntata di Tutto il Calcio, minuto per minuto allo stadio Meazza per Inter Bologna, Giuseppe Bisantis. Buon pomeriggio dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro. Dunque l'Inter a secco di vittoria in campionato da 8 partite, striscia negativa che si prolunga considerando la Coppa Italia, ha però, come ricordava lo studio, l'opportunità di riprendersi il terzo posto scavalcando la Lazio che ieri a Napoli ha collezionato la terza sconfitta consecutiva. 45 punti l'Inter, 46 la Lazio, certo, bisogna tornare a vincere. Il Bologna non ci starà, anche se i rossoblù felsinei hanno un andamento a dir poco altalenante in questo campionato, un misto tra ottime prestazioni e altre molto meno. Bologna che però si trova a 27 punti in una zona tranquilla, 10 punti in più del terzultimo posto occupato dalla Spalla in attesa della partita del Verona che è a 16. Le squadre devono ancora fare i loro ingressi in campo. Allora andiamo con le formazioni ufficiali perché Luciano Spalletti riserva una sorpresa. Dal primo minuto c'è l'ivoriano Caramo e Candreva va in panchina, così come in panchina il nuovo arrivo Rafinha. Il portiere è Handanovic, un 4-2-3-1. Davanti a lui D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Cancelo. I due centrocampisti Borca, Valero e Vesino. Sulla tre quarti Caramo, Brozovic e Perisic. L'unica punta Eder perché, come tutti sapete, Icardi non è stato convocato, sta riprendendo dall'infortunio, ma evidentemente Spalletti non vuole rischiarlo. Per quel che riguarda il Bologna di Roberto Donadoni, ex bandiera milanista, 4-3-3. Mirante il portiere, Baye, De Maio, Gonzales e Masina in difesa, Poli, Pulgar e Zemaili a centrocampo, Di Francesco, Palacio, applauditissimo ex e Orsolini di punta. A dirigere l'incontro sarà Paolo Valeri della sezione di Roma, i guardalinee Daniele Bindoni e Salvatore Longo, il quarto uomo Gianluca Sacchi, Alvar, Federico Lapenna e Mauro Vivenzi. 8 gradi di temperatura qui a Milano, qualche vuoto sugli spalti, però 35.000 spettatori ci sono con un circa 200 sostenitori arrivati da Bologna. Campo di gioco in condizioni buone, studio. Parma 0, il vantaggio dell'Inter, ha segnato Eder dopo un minuto e mezzo. Linea allo studio. Milano. E allora sì, proprio pronti via, e l'Inter si è portato in vantaggio con Eder. Inter 1 Bologna 0, un pallone recuperato tra l'altro sulla linea di fondo, non ci sono però proteste dei giocatori del Bologna e non mi sembra che ci sia intervento del VAR. C'è stata un'azione sulla destra, il pallone che è stato messo al centro prima da Caramu, poi ha proseguito negli sviluppi dell'azione per il pallone messo al centro Brozovic, evidentemente tenuto in campo il guardalinee di destra, ossia il signor Bindoni, non è intervenuto. Vediamo che adesso però l'arbitro dà il via alla partita, evidentemente è arrivato il cosiddetto silent check del VAR. Al VAR stanno operando Federico Lapenna e Mauro Vivenzi che hanno evidentemente visto l'immagine buona e hanno visto che il pallone di Brozovic non era uscito, dunque pronti via. Il Bologna non ha fatto in tempo neanche a rendersi conto essere in campo, che c'è stata questa azione sulla destra dove gioca Cancelo con D'Ambrosio a sinistra. È una situazione che può cambiare perché i due sono esterni intercambiabili, però evidentemente è partito così Luciano Spalletti ed è partito benissimo perché questa azione iniziata dal giovane Caramo, classe 98, proseguita da Brozovic, Eder che oggi sostituisce il capitano Icardi che sta recuperando dall'infortunio ma non è ancora al meglio e non è stato convocato, dentro l'area piccola ha girato con il destro battendo Mirante, quindi prima azione, primo gol. Palla ancora a sinistra per Masina che mette al centro Palacio e grande intervento di Handanovic. Proprio Palacio stava per castigare la sua ex squadra, grande torsione di Palacio, ottimo il cross di Masina dalla sinistra e come sempre ottimo il riflesso di Handanovic che si è tuffato alla destra e con la mano aperta è andato a respingere, letteralmente a salvare il gol. Che occasione per il Bologna, ammonito il terzino Opel. E questa volta il gol di Palacio, c'è tutto, erroraccio di Miranda nel rinvio, Palacio solo davanti a Handanovic di destro trova il gol del pari. 24esimo, Inter 1 Bologna 1 Genova. Grazie Bisantis. Inter Bologna.
E allora sono quasi 28 i minuti qui allo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro, situazione di nuovo di parità, Inter Bologna 1-1. C'è da dire che avevamo notato in cronaca come il Bologna negli ultimi minuti aveva cominciato a giocare in modo più spigliato dopo lo shock iniziale del gol di Eder dopo un minuto e mezzo e dopo l'occasione di Palacio che vi abbiamo descritto in diretta nel precedente collegamento. Lo stesso Palacio ha trovato il gol del pari al 24esimo minuto, tutto però è nato da un rinvio svirgolato da Miranda, era un pallone alto, il difensore brasiliano anziché gestirlo ha preferito un rilancio svirgolando il pallone che è andato all'indietro. Palacio si è avventato su questa palla, l'ha gestita bene, l'ha messa giù appena dentro l'area, ha calciato trafiggendo Handanovic sul primo palo per il gol del pari e c'è da dire grande sportività del pubblico interista, in molti hanno applaudito Rodrigo Palacio, lo ripetiamo, dal 2013 al 2017 in nero-azzurro, ha mancato gli anni d'oro del triplete di Mourinho, però è un professionista esemplare, quindi è apprezzato dovunque è stato, ha compiuto 36 anni lunedì scorso, ha segnato un gol meritato per quanto visto perché per 20 minuti c'è stata solo l'Inter, poi è venuto fuori il Bologna, due occasioni e l'Inter dimostra di essere forse fragile dal punto di vista psicologico in quanto dopo l'occasione di Palacio e la parata di Handanovic la squadra nerazzurra si è come bloccata, non ha saputo reagire. Milano. Abbiamo superato il quarto minuto da una manciata di secondi, è sempre 1-1, ma due minuti fa l'Inter è andata vicinissima al nuovo vantaggio, azione d'angolo al quinto, ancora un disimpegno non perfetto di De Maio che sulla pressing di Brozovic ha regalato angolo all'Inter, bandierina di destra, palla al centro che ha attraversato lo specchio della porta, è arrivato D'Ambrosio che ha schiacciato di testa pallone sulla traversa, poi Gonzalez è andato a anticipare la possibile ribattuta di Brozovic, ha messo in angolo però è stato anche caricato da Brozovic e dunque l'arbitro, che è il signor Valeri della sezione di Roma, ha fermato il gioco, rimane però la traversa di D'Ambrosio che quindi ha portato l'Inter vicinissima al nuovo vantaggio, un Inter che si è affacciata nella metà campo avversaria, Bologna che prova a ripartire però continua a perdere parecchi palloni. Ci avviciniamo al decimo minuto, nel corso della ripresa si resta sull'1-1, ma è un Inter che preme, è una Bologna che si abbassa pericolosamente visto che la difesa della Bologna con quello di oggi ha subito 36 gol, insomma non mi sembra molto impermeabile anche se l'Inter continua a sciupare occasioni. È stata molto bella l'azione all'ottavo sulla destra di Eder che sta giocando un'ottima partita, gol a parte, è andato velocissimo, ha messo un pallone al centro forse troppo teso ma perfetto da Brozovic che da dentro l'area piccola ha colpito di testa mandando il pallone in curva alto sopra la traversa. Brozovic è uscito tra un diluvio di fischi, al suo posto ha acclamato Rafinha, uno degli acquisti di gennaio arrivato dal Barcellona che finora negli scorci di partita nei quali è stato impiegato ha sempre fatto bene, si è piazzato lì nel ruolo di Brozovic a suggerire gli avanti, esattamente uno dei tre trequartisti, ancora l'azione, la rete, Caramo che porta l'Inter in vantaggio, segna il giovane Caramo con un tiro di sinistro al 17esimo minuto, in volo mirante, non ci è arrivato, tiro a mezza altezza, angolato sì ma non potentissimo, il vantaggio dell'Inter con uno dei giovani potrebbe essere un segnale, ha segnato Caramo, stavo dicendo che rimane nell'Inter il 4-2-3-1 con l'ingresso però di Rafinha al posto di Brozovic. Caramo è uno degli esterni del tridente, gioca a destra al posto di Candreva, nel secondo tempo era un po' calato ma adesso regala un grandissimo gol anche se il Bologna ha concesso troppo dopo aver trovato il pari. 18esimo minuto, al 17esimo dunque l'Inter si è riportato in vantaggio con Caramo, Inter 2 Bologna 1 Genova. Inter Bologna. E allora 21 minuti, anzi quasi 22 minuti qui a San Siro, l'Inter è di nuovo in vantaggio ma dopo il gol di Caramo che vi abbiamo descritto in diretta nel precedente collegamento la partita ha letteralmente preso quota. Intanto al 18esimo c'è stato il primo ammonito della gara, ossia il bolognese Mbaye per un fallo con relativo battibecchio con D'Ambrosio, ci sono quattro diffidati nella Bologna, tre in campo ma non c'era Mbaye. Poi il cambio che abbiamo in qualche modo, attenzione Mbaye, giallo e rosso, espulso Mbaye, era l'unico ammonito, interviene nettamente in ritardo, devo dire di aver detto rosso prima ancora che Valeri lo estraesse perché era evidente, neanche protesta Mbaye, raggiunge gli spogliatoi, scende dagli scalini, neanche uno sguardo verso la panchina, un intervento durissimo su Rafinha, era già ammonito, sacrosanta l'espulsione di Mbaye e adesso per il Bologna si fa durissima in 10 contro 11. Stavo proprio raccontando della prima ammonizione di Mbaye,
fallo su D'Ambrosio, non era diffidato ma sarà squalificato perché adesso è stato espulso. Poi il cambio che abbiamo preannunciato nella Bologna con l'uruguaggio Giulio Cesar Falletti, che ha preso il posto di Orsolini, un po' troppo fumoso il giovane ex Atalanta. Falletti dunque è entrato in campo nel 4-3-3. Poi grandissima occasione ancora per Caramo. Attenzione Bisantis, il raddoppio del Torino con Belotti, un'azione fulminante in contropiede al 21esimo della ripresa. Torino 2 Udinese 0, a te Bisantis. D'accordo, grazie. Stavo dicendo che al 20esimo ancora Caramolla, autore del gol, si è presentato tutto solo davanti al portiere Mirante, ha calciato Mirante con il piede, è andato a respingere, ma poi attenzione perché l'Inter, facendo infuriare Spalletti, ha avuto uno sbandamento e neanche un minuto dopo azione sulla sinistra del Bologna, palla al centro per Pulgar che si catapulta sul pallone di testa, anziché ragionare lo manda alto sopra la traversa, ma era una limpidissima occasione per il Bologna per riportarsi in parità. Inter Bologna. Allora il 40esimo, superato da qualche secondo, la situazione di 2-1, c'è un angolo per l'Inter battuto, ma attenzione perché pochi minuti fa c'è stato un vero e proprio brivido per i tifosi nerazzurri perché è entrato il VAR su un'azione nell'area di rigore dell'Inter. Falletti ha cercato di mettere al centro, c'erano due giocatori dell'Inter, Borca Valero e D'Ambrosio. Sul cross di Falletti la palla è rimbalzata nettamente sul braccio di D'Ambrosio. Falletti ha subito protestato, l'arbitro ha lasciato proseguire, poi però richiamato dal VAR dove operano Federico Lapenna e Mauro Vivenzi, è andato lui stesso a guardare il video e allora non può non aver visto il mani perché c'è stato, ma probabilmente, anzi direi sicuramente, l'arbitro romano ha valutato troppo vicino. Attenzione, Palacio entra in area di rigore, Palacio ancora si decentra e lo tiro sul primo palo, la parata di piede di Handanovic e poi è un giocatore dell'Inter, D'Ambrosio, a mettere il pallone in corner. Dicevamo, non avendo non potuto vedere il tocco di mano di D'Ambrosio, ha ritenuto probabilmente Valeri l'involontarietà. Scusa Bisantis, il Genoa è passato in vantaggio. D'accordo, d'accordo, grazie. Stavamo raccontando di questa azione della Bologna che poi ha battuto un angolo, la presa alta di Handanovic, e allora l'arbitro, non avendo non potuto vedere il mani di D'Ambrosio, ha ritenuto troppo vicino il giocatore agli sviluppi dell'azione e quindi ha ritenuto involontario il fallo. E allora riprendiamo da Milano, c'è stato un intervento del VAR, vediamo che cosa decide Valeri. L'arbitro sta andando da Massina e lo espelle. Un intervento di Massina che è andato a commettere fallo su Lisandro Lopez e quindi rosso diretto per Massina, espulso Massina, si gioca ancora, siamo adesso al 98esimo minuto, Inter 2 Bologna 1 e c'è un calcio di punizione in attacco in favore della formazione nerazzurra. Non fischia ancora l'arbitro Valeri, tocco corto, il fischietto dell'arbitro, tutti stanno a guardare perché l'Inter dopo 8 pareggi consecutivi ha quasi perso il gusto della vittoria che manca dal mese di dicembre, sarebbe questa la prima dell'anno solare 2018. Ancora Bologna che va a guadagnare un fallo laterale, adesso il pubblico, molti sono andati a casa per evitare di rimanere imbottigliati nel traffico, sta invitando l'arbitro a fischiare. Mirante rilancia lungo, l'arbitro continua a far giocare, siamo quasi al 99esimo minuto, c'è un'azione della Bologna con Avenatti, la chiusura ancora di Lisandro Lopez che mette il pallone in fallo laterale, ma si gioca ancora, siamo quasi al 99esimo minuto, Bologna in avanti, vediamo se l'arbitro farà arrivare in questo ultimo minuto un pallone che arriva dalle parti di De Maio, la sponda di testa ancora Lisandro Lopez, c'era anche fuori gioco di De Maio, ancora un abbuato del pubblico ma non è ancora il fischio che arriva adesso, l'Inter torna dal successo e si riprende il terzo posto, Inter batte Bologna 2-1, 9 i minuti di recupero. Linea allo studio. Vai pure con i commenti, tanto siamo ormai alla fine, abbiamo tutti i finali, puoi andare, possiamo andare in sede di commenti. E allora l'Inter riconquista la vittoria che mancava dal mese di dicembre dopo 8 partite senza successi escludendo la Coppa Italia e si porta al terzo posto in classifica scavalcando di 2 lunghezze la Lazio in attesa della partita della Roma. Una partita nel finale lunghissima, si è giocata per quasi 100 minuti con 2 interventi del VAR che hanno ovviamente prolungato lo sviluppo del gioco. L'Inter era partita benissimo con il gol dopo un minuto e mezzo di Eder su centro di Brozovic, ma
poi la Bologna è venuta fuori al 20esimo, prima un colpo di testa di Palacio con gran parata di Andanovic e poi la gol dello stesso Palacio su svarione di Miranda. Miranda che nell'intervallo resterà negli spogliatoi sostituito da un ottimo di Sandro Lopez. E poi c'è stato l'Inter che nel secondo tempo si è portato in avanti, una traversa colta da D'Ambrosio, una Bologna che si è abbassato troppo, il gol è arrivato dal giovanissimo ivoriano Caramou che oggi Spalletti ha schierato al posto di Candreva al 16esimo minuto per il 2-1. Poi il Bologna è rimasto prima in 10 uomini per l'espulsione somma di ammonizioni di Mbaye, poi addirittura in 9 per un'espulsione vista dalla VAR, rosso diretto da parte di Massina. Bologna che ha fatto correre qualche brivido, anche una mano in aria di D'Ambrosio visto dalla VAR, ma l'arbitro lo ha ritenuto involontario. L'Inter torna al successo, il Bologna però deve recitare la mia culpa perché nel secondo tempo ha concesso troppo all'Inter. Il finale da San Siro, Inter 2 Bologna 1.